Allora, buongiorno a tutti, direi di iniziare. Grazie per aver accolto l'invito a partecipare a questo incontro e grazie di essere appunto presenti. Diciamo che l'occasione per presentare è quella di presentare un'iniziativa che è stata portata avanti in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, e ha visto anche la partecipazione e la presenza dei Cavalieri di San Marco e nella città di New York. Bene, facciamo partire secondo le immagini, grazie. Diciamo che, volendo fare un excursus molto veloce di come si è arrivati alla presenza dei Cavalieri di San Marco a New York, bisogna risalire un attimo, un cammino a ritroso per dire che tutto è iniziato nel 2003-2004, quando Luciano Boscolo Cucco ha iniziato a collaborare con l'associazione benefica Il Vero Cuore di Venezia e attraverso di loro ha avuto la possibilità di conoscere la realtà newyorkese, personaggi di New York, e soprattutto attraverso forme di sostegno agli orfani dei pompieri che erano scomparsi nel tragico evento delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Di lì quindi è iniziato questo contatto, questo rapporto, questa amicizia anche con autorevoli personaggi della città di New York e quindi è partito un rapporto di interscambi, di collaborazione con l'allora eroe delle Torri Gemelle, no? Che poi fu nominato comandante dei Vigili del Fuoco nella situazione di estrema emergenza di quel momento. Ecco, Luciano da quel momento ha iniziato poi a organizzare una serie di eventi ai quali io che sono stato l'aiutante di campo, se posso definirmi in questo modo, e abbiamo portato avanti una serie di iniziative a partire dal trasferimento di un bragosso, quindi di una tipica imbarcazione che ho giotta, bragosso Teresina di proprietà del comune di Bellaria e Igea Marina. Luciano lo ha fatto sfilare vincendo quella che era una scommessa, anche una sfida non solo con se stesso ma anche con altri in cui non credevano, erano scettici sulla riuscita di questa iniziativa. Ha fatto sfilare, il bragosso nella quinta strada in occasione del Columbus Day. A questo primo evento poi ne sono seguite altre di grosso spessore, di grosso rilievo, a partire dalla traslazione, dal trasferimento delle reliquie di Santa Barbara a New York, a Ground Zero, nel 2008 in occasione del settimo anniversario della strage delle Torri Gemelle. Anche lì, rafforzando, incontrando personaggi, rappresentanti non solo della Fire Department di New York, quindi dei Vigili del Fuoco, ma anche della Polizia di New York, e attraverso questi contatti si è rafforzato questo rapporto di amicizia e che si è poi consolidato, rafforzato ulteriormente con altre iniziative come quella dell'omaggio di un mosaico raffigurante Santa Barbara che sorregge il campanile pendente di Burano, alla offerto simbolicamente ai Vigili del Fuoco di New York e collocato nella chiesa di Park Avenue a New York. A questo ovviamente poi sono seguiti altri eventi durante i quali Luciano è stato nominato nel 2009 uomo dell'anno da parte di IVICA, l'associazione è una fondazione che si occupa della diffusione della lingua e della cultura italiana negli Stati Uniti. In quegli anni Luciano ha avuto poi anche alcuni riconoscimenti importanti. Quello di nel 2006 è stato nominato vice direttore della Columbia Association e nel 2007 appunto è stato nominato membro del consiglio direttivo di IVICA. Recentemente il viaggio dei Cavalieri di San Marco è avvenuto perché qualche anno fa, un paio di anni fa, Luciano venne chiamato
da Joseph Sciame, che era il, diciamo, il presidente, il CEO incaricato del Garibaldi Museum di New York. Tra l'altro Joseph Sciame si era occupato nel 2007 come presidente incaricato delle celebrazioni del 200° anniversario di Garibaldi. Quindi è venuto a Chioggia anche nel 2007 assieme ad una delegazione di pompieri di New York. Dicevo, un paio di anni fa Luciano appunto ha avuto questa confidenza, diciamo, da Joseph Sciame, che un amico italiano, diciamo, un italiano voleva portare un'ecostruttura, diciamo, voleva donarlo al museo. Si tratta dello scultore Giorgio Bortoli, e quindi da quel momento è iniziata l'attività, diciamo, di Luciano per cercare di favorire questo progetto. È intervenuto in prima persona, lo ha sostenuto credo anche finanziariamente, ha cercato di organizzare al meglio, no, questo evento. La torre è stata portata a questo museo appunto due settimane fa circa. E durante questo viaggio erano presenti anche i Cavalieri di San Marco, credo per la prima volta negli Stati Uniti, per la prima volta a New York. Intanto volevo, prima di procedere, non so se ho detto un'esattezza. No, per la prima volta nel museo. Però no, allora scusi, allora noi siamo da molti anni presenti negli Stati Uniti. Sì, ma con... ma non facciamo confusione, sì. Pure, già, perché, sì. Chiedo scusa. No, dicevo, intanto prima di terminare volevo ringraziare anche l'albergo per l'ospitalità in questa sala, in questa bella sala, e quindi mi sembrava doveroso doverlo ricordare e doverli ringraziare. E ecco, quindi dicevo, la struttura, diciamo, è stata portata nel museo, depositata nel museo grazie a Luciano, e in quell'occasione appunto si è allargato, diciamo, il giro, nel senso che la presenza dei Cavalieri di San Marco ha permesso di avere dei contatti con altre realtà della città di New York, e sulle quali poi interverranno direttamente il presidente Vianello e l'altro Cavaliere di San Marco. Io per il momento mi fermo qui. Dicevo solo che volevo solo ricordare che quello che è stato fatto adesso a New York lo si è dovuto grazie all'impegno, alla partecipazione, al sostegno di Luciano, che vedete lungo questo percorso ha iniziato nel 2003-2004. Mancare il pesce anche. Sì, certo, ma anche altre cose che adesso io non ho citato, che però seguono tutto un percorso attraverso il quale tu hai in qualche modo consolidato questo rapporto con la città di New York, e tanto è vero che anche l'assessore alla sicurezza, adesso Daniel Nigro, Joseph Sciame, cioè tutta una serie di personaggi della città di New York che sono diventati, diciamo, amici tuoi, con i quali intrattieni regolarmente dei rapporti, dei contatti. Io mi fermo qui. Direi a questo punto, se ci sono delle domande, altrimenti una cosa, io ringrazio i due miei amici qua, Giovanni tra l'altro di Cerve, e ha avuto una casa allagata anche lui, è venuto qua perché è un fraterno amico proprio, sia lui e sia l'amico secondo Casadei che viene da Riccione. Io vi dico grazie ancora, perché ho visto le vostre case piene d'acqua e mi ha piatto il cuore il giorno scorso. Cioè, grazie, passo la parola. Buongiorno a tutti. Mi spiace veramente che lei sia stato toccato da questa terribile... Ma comunque, dicevo poco fa con alcuni amici, che se mi guardo attorno, quello che è successo in Albany, sempre io mi ritengo fortunato, perché mi è venuto un po' di acqua. Grazie. Però a parte un po' di disagio, un po' di paura, penso di essere stato fortunato. Allora, noi abbiamo
emesso questo comunicato stampa da parte dell'Associazione dei Cavalieri di San Marco, che hanno aperto a New York una delegazione. Nei giorni appena trascorsi, i Cavalieri di San Marco di Venezia hanno preso terra nel nuovo mondo, mettendo le basi per una sempre maggiore diffusione dei propri valori di solidarietà umana, fratellanza e amore per il prossimo, non solo in terra veneziana, ma anche oltre confine. La presidenza dell'Associazione Cavalieri di San Marco, guidata dal presidente Cavalier Giuseppe Vianello, il segretario generale Cavalier e dottor Emilio Vianello, assieme al Cavalier Luciano Boscolo Cucco, ha appena trascorso in diversi giorni nella Grande Vela per incontri di alto profilo al fine di celebrare l'apertura della delegazione USA dell'associazione, nonché per ricordare la forte vicinanza della città di Venezia con New York, onorando i caduti della tragica della tragedia dovuta agli attacchi dell'11 settembre del 2001. La delegazione USA, Cavalieri di San Marco, al fine di promuovere i valori dell'associazione, non solo dentro i propri confini nazionali, ma anche all'estero, è stata istituita la delegazione USA a New York. L'obiettivo è quello di diffondere anche nel territorio degli Stati Uniti la storia e il senso di fratellanza che caratterizza lo spirito dell'associazione e l'amicizia fra Venezia e la città di New York. La celebrazione inaugurale, che si è tenuta nella chiesa di San Joseph, dove è stata comunicata la propria nomina di due nuovi cavalieri a due personalità della città di New York. Il dottor Ciaccio, presidente Garibaldi Meucci del museo. Il dottor Joseph Sciame, fondazione dell'Italian in America. La nomina verrà formalizzata con l'investitura ufficiale di Cavalieri di San Marco in occasione della celebrazione annuale dei nuovi Cavalieri a Venezia il 25 aprile 2024. Se c'era la possibilità, potevamo anche farla in loco, queste due nomine, però ci sono delle formalità che bisogna... Luciano qui è presente, che grazie a lui molte cose sono state fatte, perché il centro di tutta questa situazione è grazie a Luciano, che ha permesso di fare alcune cose che altrimenti non sarebbero state fatte. Solo attraverso lui è stata fatta questa cosa qui. E quindi le nomine verranno fatte di questi due illustri personaggi, amici, grandi amici di Luciano, verranno fatte il 25 aprile del prossimo anno. Museo della Memoria, 11 settembre, memoria del Museo di New York. I Cavalieri San Marco di Venezia, l'Ordine di San Marco della Serenissima Repubblica di Venezia, sì, con l'obiettivo di onorare e mai dimenticare le vittime degli attacchi a New York, a Washington e dell'11 settembre 2001. Presidente Giuseppe Gianni, questo l'abbiamo già detto, perché poi ho fatto quel passaggio con Luciano dicendo chi è il personaggio, voi tutti lo conoscete, quindi... credo di non aver scoperto niente di strano. L'Ordine di Cavalieri di San Marco della Serenissima Repubblica di Venezia fu l'ordine cavalieresco fondato nell'ambito della Repubblica di Venezia. La data di istituzione dell'ordine è storicamente stabilita nell'anno 787, attestata con certezza documentata dal 1400. A tanti anni di distanza dalla caduta della Repubblica di Venezia, con la quale l'ordine si estinse, il sodalizio di Cavalieri di San Marco è stato ripristinato nel 1920 con lo specifico scopo di dare un pubblico riconoscimento a persone di animo che operano per il bene comune. L'associazione non ha scopo di lucro, è costituita per fini benefici, sociali, umanitari e religiosi. L'Associazione Cavalieri di San Marco oggi conta oltre 1300 associati, provenienti non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo. Fra i cavalieri attualmente negli Stati Uniti sono Mr. Daniel Nigro, Mr. Vincenzo Tumino, Dipartimento di Vigili del Fuoco di New York, eroi sopravvissuti l'11 settembre, l'avvocato Joseph Tacopina, il giornalista Riccardo Loffaro. Per informazioni, ufficio stampa e quant'altro, c'è un bel sito dei Cavalieri San Marco e tutti voi potrete prendere le visioni. Ecco. Il nostro sito è www.cavalieridisanmarco.it. Ecco, io lascio la parola al segretario
il dottor Emilio Vianello, che mi illustrerà alcune cose. Grazie, grazie a tutti di essere qui. E io ci terrei, quello che ha detto il Presidente, poi Luciana, è già stato detto tutti una cosa. Io mi soffermerei su questa fotografia scattata dentro al museo, di memoria, un museo di New York, che, ecco, che è storica, diciamo, no? Perché dentro c'è questo furgone di quei poveri ragazzi che sono stati, diciamo, vittime di questo crollo delle due torri, che stavano andando a salvare delle vite umane. Poi a me quello che mi ha lasciato molto, diciamo così, mi ha anche un po' sconvolto, è stata tutta la vicenda del nostro cavaliere, che tra l'altro è Daniel Nigro, che è stato uno degli eroi del 15 settembre, no? Che ha visto morire davanti a sé il suo comandante, e mi ha raccontato questo fatto, che lui si è salvato indirettamente grazie all'intervento di una signora che cercava la bambina, perché non riuscivo più a trovare la bambina. Questa signora l'ha afferrato per un braccio e diceva: comandante, io non trovo più la mia bambina. 10 secondi, nel frattempo questi poveri ragazzi sono entrati dentro le Twin Towers con il suo comandante, in quel momento là, parliamo di 10-15, le torri sono collassate. La cosa a luce, io più, scusate, più che museo, lo chiamerei un cimitero, perché veramente chi ha vissuto quei momenti là, infatti Daniel Nigro, il cavaliere Daniel Nigro, era molto ovviamente commosso, per noi è stato utilissimo. Noi da molti anni abbiamo questi cavalieri, che ha detto il Presidente prima, i Vincent Tonino, che era il suo braccio destro, Daniel Nigro, Gio Tacopino. Siamo molto legati alla città di New York. Poi grazie a tutto quello che ha fatto Luciano qui, che insomma non ha bisogno di quello di Caio, insomma è tutto documentato, su tutta la stampa. Quindi siamo molto legati, diciamo, a questi personaggi, Venezia, Claudia, New York e soprattutto all'Associazione dei Cavalieri di San Marco, ecco, questo è importante. Quindi il nostro viaggio negli Stati Uniti a New York è stato in primis, prima perché abbiamo aperto questa nuova rappresentanza, come è riportato in questo comunicato stampa, qui fatto molto bene, di questa nuova rappresentanza dei Cavalieri San Marco proprio a New York, nella città di Manhattan, e poi la visita a questo museo a memoria, che è stata una cosa, io c'ero già stato parecchi anni fa, dopo la vicenda dell'11 settembre, ma quando sono entrato, poi anche tutta la vicenda di questi SEALs che hanno donato la loro comandante, la loro divisa al museo, proprio per, sono quelli che hanno, diciamo, hanno così, scusate l'espressione, un po' eliminato Bin Laden, diciamo, no? Quindi sono stato una, e quasi hanno preso questa divisa e l'hanno donata al museo, praticamente, ecco, e quindi veramente è stato un viaggio che mi ha toccato molto da vicino, ecco, perché dopo tanti. Poi tra l'altro noi ogni anno come Cavalieri di San Marco organizziamo anche un corteo acqueo, cosa è stato 2 anni fa, un anno fa, abbiamo fatto questo corteo di barca, ecco, il ventennale proprio in Canal Grande, con tutto quello, tra l'altro il Presidente dell'Associazione di Cavalieri San Marco, anche il Presidente della Riviera Francescana, e con queste barche, abbiamo circa 150 barche nella nostra scuola di Borgo a Venezia, e abbiamo organizzato questo corteo acqua. Quindi è stato veramente un incontro di questi amici newyorkesi con cui collaboriamo da molti anni, e ci teniamo molto alla nostra immagine e portare avanti anche all'estero i nostri valori dell'associazione, ecco, perché ripeto, dare un buon esempio, metterci la faccia, ci vogliono anni, e soprattutto acquisire la fiducia delle persone, e scusate l'espressione colorita, sputtanarsi con le persone ci si mette mezzo secondo, ecco, grazie. Grazie, grazie signor Presidente. Questa fotografia
che in qualità, non so se Luciano l'abbia già messa dentro la pennetta, che sì, sì, esatto. Se avete bisogno, dopo vi lascio il mio numero di cellulare e io ve la posso inviare su WhatsApp, che è una qualità alta, che io guardate, è un simbolo questa cosa, perché scusate se questo furgone, bisogna vederlo dal vivo, è grande metà questa stanza qui, era pieno di ragazzi giovani che entravano dentro le Twin Towers. E persone che sono davanti col mantello. Esatto, allora uno è Daniel Nigro, sì. Daniel Nigro che è l'ex comandante di Vigile Fuoco dell'11 settembre, l'eroe. Un altro signore che qui, che conoscete benissimo, è l'amico cavaliere Luciano Cucco. No, un altro è... Le chiedo scusa, tecnicamente, da sinistra verso destra. Allora, questo è Riccardo Lofaro, che è nostro nuovo rappresentante negli Stati Uniti dell'Associazione Cavalieri San Marco. È un famoso biografo, giornalista, proviene da una famiglia di imprenditori molto importante italiana, vive a Manhattan e lui è nostro nuovo rappresentante negli Stati Uniti, quindi ci aiuterà molto a mantenere questi rapporti. Poi, dietro c'è il cavaliere Daniel Nigro, che quel giorno non aveva il mantello, ma se volete vi do anche la fotografia dell'investitura, 2015 è stato fatto cavaliere San Marco, e l'ex comandante dei Vigili del Fuoco di New York, dicevo prima. Poi c'è il cavaliere Luciano Cucco, che non ha bisogno di presentazione, c'è il presidente dell'associazione vicino a me, Giuseppe Vianello, e poi ci sono io, Emilio Vianello, che sono il segretario praticamente dell'associazione. Però io ci tengo molto perché diciamo è di attualità adesso, poi tutta la documentazione che abbiamo fatto in passato, anche poi tutto quello che ha fatto Luciano nelle sue trasferte newyorkesi, ci ha poi riportato tutto, però ci tenevo molto, se c'è la possibilità, di pubblicarla, perché per noi è un simbolo questa fotografia qua, poi soprattutto per chi ha visitato questo memorial, vedere questo furgone, c'è veramente un'atmosfera che è incredibile. Grazie. Volevo aggiungere le due cose, che Daniel Nigro è stato anche assessore della sicurezza della città di New York, è grande amico di Luciano. Esatto, assessore alla sicurezza della città di New York. Allora, grazie al Presidente Vianello e al Segretario dell'Associazione Cavalieri di San Marco. E intanto volevo ricordare che poi tutte queste foto, queste immagini, compresa credo anche questa, sono nella pennetta che è stata consegnata nella cartellina, quindi troverete tutto quello che è stato, diciamo, il racconto che abbiamo fatto oggi, questo excursus, no? Dal 2003-2004 in avanti, con le iniziative portate avanti da Luciano, le troverete tutte documentate nella pennetta. Questo per dire che al termine, diciamo, di questo percorso, che non è finito perché poi avrà un seguito, conoscendo Luciano non ci si ferma mai, quindi ci saranno altri eventi, altre iniziative che verranno portate avanti. Dicevo, questo ultimo passaggio, diciamo, è servito appunto per dare la possibilità di rafforzare ulteriormente quelli che sono i rapporti tra la città di Venezia e la città di New York, coinvolgendo in questo caso l'Associazione dei Cavalieri di San Marco come ulteriore step, diciamo, nel raggiungimento di quell'obiettivo che dal 2003-2004 Luciano si era dato. Quindi questo a conferma di quello che è stato questo percorso che noi abbiamo ricordato riavvolgendo a ritroso il nastro e quindi ricordando un po' tutte queste cose. Se c'è qualche domanda, allora prima Renzo. Sì, volevo solo ricordare, visto che c'è Giancarlo, che è il presidente del Silone con Anella, noto giornalista, che Luciano Cucco è stato il primo a portare a Chioggia Daniel Nigro e Vincent Tumino. Grazie a Folega e l'Anella nella famosa trattoria Penso, circa 20 anni fa. È giusto ricordarlo questo, perché questi sono venuti la prima volta a Chioggia, grazie a Luciano e a Folega e Taramì. Questo volevo ricordarlo. Grazie. Vedete, insomma, c'è tutto quanto. È una cosa incredibile. Poi soprattutto, non so se siete stati a Ground Zero, ci sono queste, diciamo, dove sono crollate le Twin Towers con tutti i nomi.
ma è un museo che, ripeto, a me quando si entra, e poi noi avevamo la fortuna di avere una super guida che era appunto Daniele Nigro, poi tra l'altro Renzo che è qui con noi, lui cavaliere di San Marco, lui purtroppo non è potuto venire con molto dispiacere, no? Che diciamo che la delegazione doveva essere appunto di con Luciano, Giuseppe presidente, io, e per motivi suoi familiari non è potuto venire. E comunque noi avevamo questa super guida, scusate l'espressione così, perché per me era proprio più, ripeto, più che museo è un cimitero veramente, perché vedersi è una cosa incredibile, e ogni angolo c'era qualcosa dal furgone di questi giovani sommorti che mi raccontava Daniele Nigro, che ne arrivavano a decine, quindi anche da questo punto di vista io ho fatto amicizia con dei vigili del fuoco di New York, a Venezia, i ragazzi giovani, ma hanno veramente nel cuore il loro paese, amano, cioè questi andavano proprio alla morte, entravano sapendo di cosa andavano incontro, cioè è una cosa incredibile, ecco. Quindi veramente persone meravigliose, ecco, che ho conosciuto da vicino, e questa cosa qui è stata una cosa che mi rimarrà per sempre nel mio cuore, nella mia vita. Io viaggio parecchio così, però ho conosciuto veramente delle persone speciali che conoscevo già da diversi anni, perché come qualcuno diceva da molti anni, però ecco, quindi per quello ripeto, e ci tengo molto anche l'associazione nostra, che si mantenga questo spirito di collaborazione, di amicizia, di fratellanza. Noi da anni facciamo solidarietà, delle volte è brutto dire abbiamo dato la borsa di studio, però purtroppo delle volte dobbiamo giustificare anche questi finanziamenti che arrivano, volontari, e quindi diciamo incassiamo un euro va per la borsa di studio, va per restauro, va per questa iniziativa, cioè è tutto documentato. Ci teniamo, siamo molto orgogliosi di questo, ecco, non siamo, e su questa trasparenza, su questa organizzazione, sulla solidarietà reale. Vi posso dire una notizia, perché quando Daniel Nigro ha fatto due volte, come si può dire, tipo Cicerone, non è la parola giusta Cicerone, a far vedere il museo, uno per il Santo Padre quando è andato a New York, è una per noi cavaliere di San Marco, e dirò che mentre parlavo, poi non ce la faceva più, si è messo a piangere, è andato su, e io gli ho fatto, c'è il cuore, dico Daniel, perché sono stato assieme anche a manifestazioni con lui, molto toccanti con gli orfani, le vedove, tutte quante, io gli ho donato una cosa per farlo sorridere un po', dico Daniel, ti do il sigaro dell'amicizia. Non si fuma, ma si farlo sorridere un po', perché piangeva in un modo proprio, lui c'ha tutto, tutti i suoi fratelli, tutti i suoi amici sono morti, come diceva Emilio, sono cose veramente toccanti, che chi ha un cuore, un vero cuore sensibile, ecco. E poi un'altra cosa, poi vi lascio a voi, ho portato un altro ancora da tempo fa. Nel museo c'è un simbolo di Chioggia. Qual è il simbolo di Chioggia? Per me è il Bragozzo. Sul museo c'è un Bragozzo, perché a parte il suo binomio con Garibaldi, che è andato da Meucci, ma i Bragozzi di Chioggia hanno portato Garibaldi mentre scappava via, diciamo, ecco, questo. Grazie. Noi con la a New York, se non avevamo Luciano che ci ha fatto così, ci ha portato in giro il lungo e il largo, sembrava di essere a casa, ecco, che è un personaggio che veramente ci ha dato una mano. E oltre a questo, volevo anche dire che tutta la vicissitudine di quella specie che è stata fatta, è stata portata lì al museo, e se non era per Luciano, era 10 anni. Che tentavano di portarlo da qualche parte, nessuno lo voleva, questa è la realtà. Luciano, sono andati a chiedere a Luciano dove potevano, Luciano ha preso il telefono e lì ha aperto la porta.
oggi i meriti, posso dirlo e non lo dico più, va bene? Grazie Luciano, se mi ha dato una mano, perché quella specie di torre lì non la voleva nessuno. Grazie a tutti e buona giornata. Volevo, a parte che un'amicizia che mi lega da Luciano da tanti anni, no? Che io conosco tutte le iniziative che fa Luciano e devo ringraziare così pubblicamente. E l'ultima cosa che ci ha fatto molto piacere, che so che anche ha raccolcata una poesia anche di Nella, proprio di Barossa Teresina, che è intestata a Luciano Cucco. Questo devo ringraziare nuovamente Luciano Cucco. Quella poesia me l'ha chiesta Ciaccio, mi fa: Luciano, mi devi fare una cortesia, perché meno male i miei amici conoscono qualcosa, forse più della gente della mia città. Vedo che manca anche qualche giornalista, qualcuno di più, forse non sono conosciuto a Chioggia, ma sono conosciuto fuori, mi conoscono un po' di più. Forse è anche vero che nessuno è profeta in patria, ci usava a dire una volta. E mi ha chiesto questa poesia, ha detto: siccome parla di te e di quello che hai fatto e di Garibaldi, del Bragozzo, via via. E gli ho dato una copia e mi ha promesso che farò un quadretto e verrà mostrata, diciamo, dentro il museo. Ecco, appena avrò una foto ve la farò avere, farò, comunicherò, diciamo, questa cosa. Ecco. Perfetto, bravo. No, ma è importante anche l'ultimo passaggio, vado presidente, perché la memoria è fondamentale. La gente che fa qualcosa di positivo nella società va ricordata. Perché le volte magari ci sono tanti che sono magari anche un po' così molto molto modesti, nel senso che uno dice: ma non voglio. Invece è importantissimo anche l'ultima precisazione, dico, cioè, una volta dico, trovo Renzo è gentile, ma perché è gentile? Perché c'è tutto un lavoro dietro alle spalle, no? Una persona è stimata, c'è la fiducia, allora ti si aprono le porte. Ma questo richiede un lungo lavoro. L'esempio prima che ha fatto della torre, tutte le cose qua, lo dico io, che parliamo di una scultura che non ha nessuna importanza a livello artistico, no? Noi organizziamo delle mostre con dei musei molto importanti, no? E ripeto, come diceva il Presidente, nessuno la voleva quell'opera là. E solamente è stato Luciano Cucco, che tra l'altro ha aiutato anche economicamente, di cui molti finanziatori erano dell'Associazione dei Cavalieri di San Marco. Quindi non per avere dei meriti così, ma è giusto dire le cose come stanno, insomma. Se le cose si fanno è grazie a determinate persone che ci mettono la faccia, che hanno credibilità, è giusto anche ricordare queste persone qua. Grazie.